Covid-19 verso i 2.000 contagi in Campania, 193 i positivi in un solo giorno ed è rivolta dei sindaci in regione che invocano più test e risultati più rapidi per arginare il contagio. Intanto il sistema sanitario è in affanno, anche l'istituto zooprofilattico di Portici è in campo per eseguire e processare i tamponi, come spiega il direttore Antonio Limone nella rubrica a cura del direttore Pierluigi Melillo, punto di vista. Ci siamo comportati molto più rigorosamente. Dopo una prima fase dove l'avevamo presa un po' troppo alla leggera e oggi cominciamo ad incassare qualche buon risultato del nostro comportamento più rigoroso e mi riferisco ovviamente all'isolamento e questo è lo strumento fondamentale per difendersi dal coronavirus. Intanto molti sindaci scrivono ad ASL, Regione, Prefetti preoccupati per i posti letto che scarseggiano ma anche per i tempi di attesa per i tamponi come succede sull'isola di Ischia. Quando a livello centrale arrivano delle indicazioni, quelle sono seguite e forse sono il modo migliore per uscirne, altrimenti lo sforzo organizzativo si disperde anche in tentativi piuttosto inutili. Ed è quello che poi è successo, perché l'indicazione di fare i tamponi in questo modo qui, per quanto discutibile, è quella che ha dato l'OMS. Ora, oltre a questo, altri tentativi hanno un senso, ma se inquadrati in una dinamica regionale e comunale che poi regge. Se metti i laboratori al collasso, poi questo sforzo non ti aiuta più, perché impegni troppo personale sanitario che devi utilizzare altrove.